Shadow di Gooch, ben ritrovati dal vostro Andrei Cronton, su Pokémon Ultra Sole. Dobbiamo dirigerci in questo episodio a Poli, la nuova isola da esplorare nel mondo Pokémon. Iridium ha detto di incontrarci qui al porto, probabilmente sarà qui, o se non è qui, sta dall'altra parte. E sta dall'altra parte. Ed infatti eccoci qua. Sei pronto a partire? Certo! Molto bene, allora andiamo! Yeah, all'avventura! Pony, finalmente Pony. Villaggio del mare, sempre più vicini alla meta, ragazzi, sempre più vicini. Oh! Wow! Questa è Pony, è un'isola quasi disabitata, immersa nella natura. Andate dal K1 dell'isola, potrebbe essere utile parlarci, visto che è anche responsabile dell'altare consacrato al Pokémon leggendario. Iridia, grazie mille. Ora so che te ne sei stato per aiutare i nostri genitori e sono fiera di te, ma avresti dovuto dirmelo. Perdonami. Devo diventare più forte, allenare zero al massimo. Non riuscivo a pensare ad altro. Ma sapevo che te la saresti cavata, allora come adesso. Ti affido il resto. Non preoccuparti per me, Andrea, ora so cosa devo fare. In realtà, forse ti sembrerà strano, ma sono addirittura emozionata, un po'. Beh, direi. Ci picchia. Ed eccoci arrivati a Pony, mi raccomando, datti da fare per completare il nuovo Pokédex dell'isola, non vedo l'ora di scoprire che Pokémon ci sono. Davvero devo darmi da fare per completare il nuovo Pokédex dell'isola? Ok, questo qui niente, è chiuso. Bene, prima cosa da fare è. Io penso sia cercare chi mi dava, a parte lo stemma del dominante, che abbiamo 72, era ora, un nuovo stemma. Chi ci dava Aerodactyl, non so se ci dà lo stesso Aerodactyl in questo gioco, magari può darci qualcos'altro. Ok, Aerodactyl, sì, mi dà Aerodactyl, lo porto con me. Più che altro, giusto per, non dico proprio completare al 100%, ma mi dà un senso di completezza fare una sub-quest. Opzionabile, non so, mi fa sentire più tranquillo. L'ho preso perché comunque sia Aerodactyl l'ho usato praticamente nello scorso let's play e niente, ho quasi un attaccamento morboso. Quindi ora sono più tranquillo. Bene, come prima cosa direi di esplorare un attimino la zona, tanto facciamo una cosa abbastanza veloce, non c'è di preoccuparsi del tempo che ci metto. Oh no, questa mi sembra che fosse la. Non è Rika. Sì, forse è Rika. Dovrebbe esserci la prova di Rika qui a Pony. Anche perché una casa con questi pastelli e quei colori, insomma, mi fa pensare a Rika, dato che è un artista. Eccolo qua. Ok, adesso possiamo andare avanti, dovrebbe esserci un evento, eccolo. Benvenuti! Ah, da lontano, benvenuti! Più forte. Scusa, tu chi sei? Mi chiamo Rika, sono il capitano di quest'isola. Mezza addormentata. Ah, piacere! Vediamo dunque, chi di voi deve affrontare la prova? No, c'è un equivoco! Cioè, in effetti Andrea sta facendo il giro delle isole. Ma siamo venuti qui per parlare con il K1 dell'isola. Il K1? Ora non c'è, ma provate a chiedere alla piccola Api. Ah, quindi Api vive a Pony. Grazie mille, Rika! Andiamo, Andrea, non vedo l'ora di incontrare Api e Muzzdale. Ma. Ah, devo parlare per forza con Api. Allora, qui. Non so se devo per forza sfidare qualcuno per entrare a controllare. No, a quanto pare no. Più che altro voglio controllare se c'è qualche stemma del dominante. Sì, ce n'è uno. Mamma mia, che vista! Che vista d'aquila! Oh, c'è un Pelipper che svolazza là fuori.
No, queste sono porte messe lì tanto per essere messe. Riservato a chi ordina. Ok, allora facciamo una cosa. Evito di andarci ora perché voglio andare avanti con la storia. Quindi, andiamo un attimino al centro Pokémon. La mossa ascesa del drago a un tuo Pokémon? Ah, sudare quanza la puoi imparare. Perché allora mi chiedi a un tuo Pokémon? Dimmi al tuo Pokémon. Al tuo Rayquaza. E dimmi solo Rayquaza la puoi imparare. Quindi qui ancora non è stato costruito nulla. Perché? Ehi, vuoi uno Shellos? Te lo cedo per un Grumble. No. Se cambi idea torna da me. Signora, non so neanche dove si trova Snubbull. Figuriamoci un Grumble. Quindi ora dovremmo incontrarci con Api, esatto? Oh, quanti allenatori. Andrea, cerca di starti dietro. Ho del repellente Max. Ce la farò, vedrai. E poi ci sei tu insieme a me. Ok. Andiamo alla spiaggia. Beh, a parte Surf Mountain non c'è altro. Una Pokéball però. Come dicevo qualche episodio fa, qui a Pony si trova la pietra nera. La nero pietra, non pietra nera, nero pietra. Mannaggia sti nomi. E appunto serviva a far evolvere Markrow in Ankrow, ma dato che oramai ho risolto, non esiste più questo problema. Anzi, guardate qua che roba. Oh, bello. Se si potesse muovere la visuale, sarebbe tutta un'altra cosa. Oddio, un Crabrawler al 43, però insomma era abbastanza interessante da ottenere. Però, no, vabbè, non è. Bacca Rosmel. Oh, Bacca Rosmel. Erano quelle bacche che tiravano i signori anziani quando dicevi, mettevi. È una frase particolare da dirmi? Tu dicevi la frase particolare e loro tiravano una bacca particolare. Insomma. Beh. Il bello è che l'ho trovata diversi anni dopo su una rivista che ora non penso sia ancora pubblicata. Si chiamava Pokémon World, poi si è chiamata Pokémon Mania e non so se la pubblicano ancora perché tantissimi anni fa le compravo. Ho trovato anche diversi cheat interessanti su come ottenere Mew perché su Pokémon Smeraldo perché a quel tempo Mew non lo ottenevi neanche se pagavi col sangue. E quindi insomma è stato abbastanza interessante consultare la rivista anche per cheat che poi davano i ragazzi come noi, insomma. Ragazzi normali. Il problema di Slile è solo uno, che essendo roccia e debole a lotta, tipo lotta e tipo acqua, e mi dà molto fastidio sta cosa. Con un calcio in volo se va a segno va giù tranquillamente. E questo è il grandissimo problema. Comunque sia, se volete allenare un Licarrock, secondo me è meglio allenare la forma, diciamo, non crepuscolare, ma la forma mezzogiorno. Se volete un Pokémon leggermente più resistente. Aspetta, aspetta, fatemi spiegare. È più resistente la forma mezzanotte, ma la forma mezzogiorno è anche più veloce, ok? Questo intendevo io. Ho appena comprato questo MT e non vedo l'ora di provarla, lottiamo! Fatti sotto! Probabilmente ha comprato pietra taglio perché è un ottimo MT e si trova solo qui a Pony. Dipende anche dai Pokémon che ha, probabilmente avrà Tropius. Oh mio Dio. Allora se non è un Tropius ne è un altro. Boh, non era neanche Lilligant, o meglio, non saprò mai chi dei due era. Però, beh, non mi interessa saperlo. Se avessi avuto giorno di sole avrei potuto usare solo la raggio al primo turno e forse avrei vinto. Ah, c'è giorno di sole qui a Pony. Salve signorina, lei che Pokémon ha? Me li fa vedere se Pokémon? Preparati all'irruenza del potere Z! Oh! Allora, la mia teoria era esatta, tutti quanti quelli che fanno il giro delle isole hanno un super cerchio Z! Pietra taglio, vai a segno, ti prego! Protezione maledetto! Ti attaccherò e ti sconfiggerò! Diavolo! Se lo faccio! Forse va KO. O forse no, bitch! Oh, un Toxapex! Oh mio Dio! Toxapex è forte! Mandiamo Zacro allora! Sì, Zacro, Zacro.
Ma prima c'è un po' di rotten roll! Oh, 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 esper roll, esper roll! No, soldi a roll, vabbè, sì, comunque sì, devo attivare l'esper roll. E poi forse riattivare condividi esperienza prima della prova. Sapete che c'è attivo Expand Roll e condividi esperienza, molto utile in questa area di gioco. Dunque, dato che ora voglio mettere l'Expand Roll, levo Slyra da davanti e ci metto Monkey. No, 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 no. Ramona davanti. Ramona va davanti, sì, 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 sì. Faccio, faccio arrivare lei a 50 prima, o meglio, ci provo. Quindi, borsa e condividi esperienza attivato. Siccome voglio cercare di trarre il massimo profitto, cerco di attivarlo vicino ad un allenatore. Così almeno evito di sprecarlo per qualche... anche se pur di qualche secondo, evito di sprecarlo inutilmente. Mi chiamano l'allenatore dalle mille mosse, non so bene perché però. Ok, era un po' strana come affermazione. Ha detto che non sai neanche lui perché lo chiamano così, perché i Pokémon imparano solo 4 mosse alla volta. Se lui adesso ha metronomo, io lo meno male. Ottimissimo. Oh, fulmin denti, ti prego. Grande, meno male, meno male. No, chi manda? Sharpedo. Sharpedo dovrebbe avere acqua getto, quindi potrebbe causarmi non pochi problemi. Meglio che lo cambi e metta un altro Pokémon. Mettiamo Zacro. Non ho predittato giusto, però beh, è andata bene comunque. Siccome Ampharos fa il bastardo, mi tocca mandare Slyla a prendere un po' di danni. Però ragazzi, a parte i tantissimi punti esperienza che sto guadagnando, grazie a Rotten Roll e al condividi esperienza, insomma, è ottima la cosa, è ottima. Sto perdendo anche un sacco di punti salute con i Pokémon e cose varie, ma sinceramente me ne frega poco. Salgo di livello alla velocità della luce. Meglio di questo. Ora Rotten Roll si scarica troppo presto il potere. Pozione max, ok. C'è anche un'altra allenatrice che posso affrontare solo dopo aver ripulito l'aria. Parole sue. Nero pietra, eccola. E qui l'aria dovrebbe essere a posto, quindi me ne vado di qua. Lì sono delle bacche, non ho tempo da perdere ora, mi dispiace, bacchine. Ecco qua, il cuoco, questo è un cuoco. Mi piace molto raccogliere bacche con i miei Pokémon, mi piace anche lottare. A me piacerebbe la tua cucina, se potessi provarla. Qui i capelli sono troppo lunghi per un cuoco. Spero che ti metta una retina. E anche a quella barbina incolta che è lì. Però abbiamo l'Exeggut che per Ramona... Cioè, facciamo un po' di uova alla cocca. Però siamo arrivati appunto da Happy. Non so se la strada si è percorso, l'ho ripulito tutto quanto, ma vorrei affrontare l'altra allenatrice se ce l'ho fatta. Che bello di vederti, Mazdale, sembra un'ottima forma. Ah, gli allenatori sono davvero tosti. Non solo affrontano una difficoltà dopo l'altra, devono anche sopportare il rischio che i loro Pokémon restino feriti. Andrea, ne è passato di tempo, vedo che hai portato anche Livia. Ciao Happy, sono felice di rivederti. È qualcosa di diverso? Non so, sembri più sicura di te. Sì, finalmente ho capito cosa devo fare, ce la metterò tutta. Oh, beh, allora continua così, Lilia, con la diligenza che ti contraddistingue. Anzi, a pensarci bene, le chiamerei proprio Lilia Genza. Che giochi di parole divertenti, fanno morire da ridere, sono quasi morto. Dimmi, Happy, per caso conosci il Kauna di quest'isola? Il Kauna dell'isola? Non c'è nessun Kauna, Pony. Eh? Com'è possibile? Adesso che facciamo, Andrea? Su, non vi agitate, lo sai qual è la tappa del vostro viaggio. Forza, andiamo al tempio, vieni anche tu, Lilia. Ma se della prova. Prima di andare al tempio. No, no, fatemi passare, vi prego. Ah, ok, dobbiamo andare là. Andrea, dobbiamo andare, è quello che ho appena detto. In fondo gli altri non vanno sempre in cerca di avventure? Aspettate! Sino e Dex, no, oddio. Chi è lei, scusi? Oh, sono Orma di Api, siete suoi amici?
Beh, per la carnagione direi di sì, ma per l'aspetto lei non assomiglia per niente a sua nipote. Cioè, sua nipote non le assomiglia. Insomma, siete diverse. Oh, la nonna di Api. Sinceramente è questo. Vedo discretamente sulla mia nipotina. Oh mio Dio, c'è un Macia, un po' di aiuto. Ma, signora, sta venendo... Oh, Macia, si è fermato, ok. Girando per l'isola si fanno tanti incontri e si conoscono tante persone. Io, donna, guardi i muscoli, dice Macia. Ragazzi, se state andando al tempio, qualcosa che potrebbe esservi molto utile. Dammi un attimo il tuo chiamapassaggio. Mi dà quel Machamp! Wow! Hey! Hey, baby! Hey, baby! Ora potete sgomberare il vostro cammino dagli ostacoli. Vi auguro il meglio per il vostro futuro, ragazzi. Grazie, stavo quasi per leggere vostro con fostro, ma... Va bene, dal tempio del passaggio. Andate dritti lungo il sentiero e vedete una zona chiamata Scogliera di Pony, dove il terreno ha un colore più scuro. Proseguite lungo la costa e troverete il tempio. Grazie mille per le indicazioni! Però mi ha fatto sprecare tutto quanto il rotto and roll. Per solo due allenatori? Oh, è quasi finito! Ti prego, resisti ancora un po', Rotom. Lo so che lì c'è uno stemma del dominante, ma non ho tempo ora. Devi riuscire a usare le ultime forze che hai, l'Espen Roll, per combattere contro un'allenatrice che si trova qui all'inizio, dai. Ti prego. Sì, ce l'ho fatta. Combatti, combatti, fuoco al nastro, va bene, non lo voglio, ma voglio solo combattere. Oddio, sto quasi per finire, ce la farò per la lotta? Beh, almeno, forse, per un suo Pokémon, forse. Ma dobbiamo sbrigarci. Ce n'ha 4, proprio nel momento in cui il Rotten Roll serviva di più. Io per sbaglio sono andato di là e me lo sono fatto ciucciare tutto quanto dall'evento. Ah, uffa. Beh, ho ricordo, però non è un problema. No, porca miseria. Mi sono sbagliato. Io ho fissato col lanciafiamme. Le mosse fuoco sono le mie preferite. Cioè, il tipo fuoco è il mio preferito e di conseguenza anche le mosse. Però Veleno Shock, che ha un effetto normale, lo farà sciogliere. In teoria è questo l'effetto che dovrebbe avere Veleno Shock, ma... essendo un Peggy 7 non posso far sciogliere il nemico. Ottimo, e uno se n'è andato, quindi questo ci prende un sacco di punti. Oh, Ramon a 48. Meno male, almeno lei a 48 c'è salita, ha preso un po' di punti. Pizza per 45, Zagro 48 anche lui, bene. Un altro ricorio. No. Ok, questo invece... questo è normale, lanciafiamme, quindi andiamo di lanciafiamme! Oh, ce l'ho ancora attivato a quanto pare con la sperrola, voglio dire. Ha un altro oricorio. Gli oricorio sono tutti quanti tipo volante? Perché se sono tutti... Sì, certo che lo sono, Andrelink! Questo, anzi, questo è tipo... no, folletto, che tipo è quello? Boh, pietra taglio, non lo so. Spettro non può essere. Psico, forse. Perché se lo sgranocchio è super efficace vuol dire che è tipo psico. Però mutadanza mi manda KO, mannaggia la morte! Sacro, pensaci tu. È andata. Ok. Dammi questo fuoco a nastro, donna! Sì, forse l'esperoll resta attivato finché non scompare proprio la barra. E dato che nella lotta, durante la lotta non può scomparire... L'ha fatto scomparire ora, quindi probabilmente è restato attivo. È rimasto attivo tutta la lotta. Come cacchio parlo? Io sarei a mezz'ora di registrazione, ma sinceramente non abbiamo concluso nulla. Quindi direi di far felice Rotom. L'ho cercato in un occhio perché sennò non. Ecco. Sennò lui sta triste e non mi fa l'esper roll dopo, dai. Vediamo che mi dà. No, le bacche, che è più PS roll. Dicevo, dato che non ho concluso nulla, nonostante i 35 minuti di registrazione, direi di andare un altro pochino avanti, tanto poi taglio tutto quanto quello che c'è da tagliare e mostro solo le cose più interessanti. Quindi in teoria ora staremo a 20 minuti massimo. Quindi andiamo al tempio del Pokémon protettore, al tempio del passaggio, però prima c'è da recuperare uno stemma del Domin. Intanto esploro un pochino la zona per vedere se ci sono
oltre agli adesivi, anche l'entrata secondaria, se non sbaglio. Ok, alla spiaggia di Kantai. Questo mi deve dare un sacco di Pokémon dominanti, ma io ancora non li ho ritirati. Ok, vediamo un po'. C'è un Rockruff, qua c'è un Mian. Oddio, questo dove mi porta? A prendere uno stemma del dominante. Ragazzi, a me piace un sacco raccogliere gli stemmi dei dominanti. Anche perché non ho mai raccolto tutte quante le cellule di Zygarde. Perché sinceramente era una quest noiosa. Invece questa del Pokémon dominante è interessante, mi piace farla. Ok però, siamo pronti, possiamo andare. Non so se la nonna di Api mi dà qualcos'altro, ma nel caso mi dia qualcos'altro non mi interessa perché voglio andare. Ed eccolo qui. Gli stemmi del dominante sono un po' come le cellule di Zygarde, nel senso che ti obbligano, quasi obbligano, a esplorare per forza tutta l'area di gioco. Ed è una cosa interessante questa, perché Pokémon è appunto esplorazione. Però magari, quando tu sai che non devi trovare nulla di particolare, tipo nelle vecchie gen, magari qualche Pokéball la lasci perché sai che tanto non c'è nulla di importante da trovare, tipo le cellule di Zygarde o gli stemmi del dominante. Invece questo gioco ti spinge a farlo perché dici, magari io mi metto in testa di prendere tutte quante quella cosa che si può collezionare, tipo le cellule appunto, oppure gli stemmi, ti metti in testa di volerle prendere a tutti i costi e quindi tu sei quasi obbligato a esplorare per forza l'area di gioco. È questo che mi piace di come pensa Game Freak certe cose. Di come ne pensa altre no, perché sinceramente alcuni problemi che abbiamo in Ultra Sole e in Ultra Luna, che nonostante mi stiano piacendo tantissimo, di problemi ne hanno fin troppi. Direi che comunque sia la scusa che il team era diviso, il team della Game Freak che lavorava a Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna, la cosa del team diviso non sta né in cielo né in terra, quindi insomma era un po' una scusa per dire che hanno fatto un lavoro penoso, dai. Diciamo le cose come stanno. Abbiamo altri allenatori qui, ma sinceramente sapete che c'è? Voglio andare prima all'altare e poi magari nell'episodio di domani li affrontiamo. Ok, perché se no davvero non si fa nulla qui. Salve ragazzi, sono arrivato. Oh, non c'è signorina Api? Il tempio del passaggio. Questo posto è davvero tetro. Ma chissà, forse qui Nebulino riuscirà a riprendersi. Dicono che Tapu Fini, Pokémon protettore del tempio, abbia il potere di purificare da ogni impurità tramite un'acqua misteriosa. Sì, io credo in quel potere. Grazie del tuo supporto e della tua fermezza, Andrea. Ce la metterò tutta per aiutare questo piccolino. Resisti, Nebulino. Questa volta sarò io a salvarti. Andiamo, Andrea. Che poi Cosmog, in quella... Quando è Cosmo è più forte di Lilia, non so se tu sai, se ti hai reso conto, come si dice dalle parti in dialetto. Dobbiamo spostare questi blocchi di pietra se vogliamo passare. Quindi è questo che intendeva la nonna di Api. Perché non possiamo vedere mentre ci provo a spostarlo? È troppo difficile da animare? Non ce la faccio, è troppo pesante. Abbiamo bisogno della spinta di Machamp. Ho letto qualcosa nel libro a proposito. Dopo aver chiamato Machamp, vai davanti al blocco di pietra e premi il pulsante B. Ok, quindi vediamo un po' come risolvere questa spinta Machamp, ok. Fammi vedere. Si fa il giro con Machamp che corre come un dannato. Bravo, ancora uno, bravo. Così si fa, vedi che se vuoi ce la fai. Oh, quanto è bravo e caro Machamp. Ora andiamo però. Arrivo, Api. Ho letto qualcosa sui templi di Alola. Il mio libro diceva che i Pokémon protettori se ne vanno sempre in giro e per questo non è facile incontrarli. Però diceva anche che se vengono invocati nel loro tempio potrebbero mostrarsi. Ma sono molto capricciosi e non ci si può fare affidamento. Siamo venuti al tempio, ma sembra che per Nebulino non sia cambiato niente. Ah, Api è lassù.
Grazie di cuore. È un onore per me ricevere questo incarico. Mi impegnerò al massimo per compiere il mio dovere di Kahuna. Per il bene di tutti gli abitanti dell'isola, esseri umani e Pokémon. Vedete, queste scene sono fatte da paura, perché le altre non possono essere così? Non capisco certe volte la Game Freak le scelte che fa. Ragazzi, avete visto? Sì, però ti caschi se continui ad andare avanti. Sapete, su ogni isola Pokémon protettore sceglie un Kahuna. Andrea, Lilia mi ha detto che ti sei trasferito ad Alola da poco e che vieni da una regione molto lontana. È incredibile che Tapu Koko ti abbia chiesto una pietra lucente. Ti abbia chiesto? Ho letto male, sì, sicuramente. Mio nonno era stato scelto, ma quando è morto qualche anno fa, la nostra isola è rimasta senza Kahuna. Io avrei tanto voluto succedergli, ma non sono stata scelta. Così decisi di partire per il mio giro delle isole per allenarmi e diventare più forte. Lilia, ora è davanti a te la Kahuna che cercavi. Ah, sì! Kahuna Api, per favore, parlami del Pokémon leggendario. Vuoi dire Solgaleo a cui ho dedicato l'altare solare? Mia madre è andata a un mondo molto lontano in cui vive un Pokémon spaventoso chiamato Necrozma. Devi riuscire a raggiungerla. Per questo ho bisogno dell'aiuto del Pokémon leggendario. So che è in grado di viaggiare in altri mondi. Un mondo in cui vive una creatura spaventosa. Mio nonno mi aveva parlato di altri mondi che si trovano oltre i varchi che si aprono nel cielo. Immagino tu intenda uno di quelli. Ok, ti dirò tutto quello che so. Grazie, Happy. Purtroppo non è molto. C'è una cerimonia speciale che si tiene davanti all'altare. Consiste nel suonare due flauti per infondere energia a Pokémon leggendario. Questo è flauto lunare, per qualche motivo ce l'aveva mia madre. Oh, ma quello è il flauto del lago di Hula Hula! L'altro flauto si trova sull'isola Exeggutor. La tradizione vuole che sia costruito in quel luogo per un motivo che non conosciamo. L'isola Exeggutor, mi ricordo di aver letto qualcosa in un libro. Se non sbaglio si tratta di un'isola disabitata a largo della costa di Pony. Sì, esatto, non c'è tempo da perdere. Andiamo al villaggio del mare a parlare con Rika. Lilia ti porterà a Masdale. Ottimo, ragazzi, quindi la prossima tappa è l'isola Exeggutor. Però comunque sia, volevo arrivare appunto a fare almeno questa parte del gioco in questo episodio, quindi Kuge. Io direi che l'episodio può concludersi qui, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. E vi ricordo che in descrizione c'è il link per Twitter e anche per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!